No, perché? Questo dovevi fare. E ci voleva tanto. Alla fine ho usato il legno invece che la tavola. Ecco. Sì, perché quei poveracci adesso se ne staranno tutta la vita su quel quadrato di legno e non potranno mai più uscire da lì fino alla fine dei loro giorni. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Lostin e continuiamo con la seconda parte di Sweet Home, gioco del 1989 sviluppato per Nintendo Famicom, uscito solo in Giappone in quel periodo, tradotto poi da alcuni appassionati in lingua inglese per l'Occidente. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale, è importante. Guardate la prima parte di questo gioco dove ho causato involontariamente un game over. Assurdo. Quindi andiamo alla seconda parte. Sono livello 9, gli altri più o meno mi stanno seguendo. 8, 8 e 9. E va bene così. Per ora. Va bene con queste armi. Non so bene come aggiustare. Ecco che i frutti del nostro duro lavoro hanno funzionato. Ho già allenato i personaggi in una sorta di training eterno. Quindi cerchiamo anche di aggiustare gli oggetti e dividerli i vari personaggi, bilanciarli, anche perché a un certo punto non ci staranno più, non ci sarà più posto. Quindi recuperiamo il martello se lo trovo. Ah, era qua nell'angolo. E torniamo indietro. Se ci fanno tornare indietro. Recupero gli altri due personaggi che ho lasciato indietro, altrimenti è un casino. Non è un grosso problema perché quasi tutti i personaggi hanno la stessa forza. Prendiamo il martello e martelliamo. No, qui bisogna andare dritti e basta. We'll be right back.
probabilmente non avrò più spazio, ma comunque faremo un intercambio di armi. Forse gli altri due personaggi hanno spazio libero. Cerchiamo di non farci catturare da questi spiriti, altrimenti ci trasportano in altre stanze lontane e poi è un casino tornare indietro. Sono pieni, quindi farò uno scambio di arma. Sto cercando di fare un percorso veloce e un percorso più breve, non so se riuscirò nell'impresa, comunque ci proviamo. Non usiamo il legno, ma usiamo la tavola. Il legno si rompe, la tavola no. Chi è bravo per fare più velocemente utilizza anche il legno. Evitarlo mai. Recuperiamo la torcia. Quindi lascio il legno e mi riprendo la tavola. Questa volta è andata bene. Non trovo più la porta. Quindi mi faccio aiutare dall'altra squadra. Vediamo se la trovo così. Eccoli là, adesso li vedo. La torcia. Non prendiamo la torcia perché ce l'ha l'altro gruppo. Thank you.
I tonici sono l'unico modo per recuperare sia la salute che la magia. Siamo nel giardino, a quanto pare. Qui mi farò male, ma è inevitabile. Risolviamo uno degli enigmi. Non ho ancora utilizzato nessun tonico e quindi sono a secco. Otteniamo la lancia. Per fortuna ho ancora un posto dove metterla. Quindi inseriamo la lancia in quest'altra armatura. Si apre un passaggio segreto nel muro. Non vado avanti, torno indietro perché voglio allenare i personaggi ancora un po'. Va bene così e andiamo avanti. Prendiamo la benzina senza farci rapire da quello spirito. Preziosissimi punti esperienza. Ho sbagliato punto.
accendiamo la luce per vedere cosa stiamo facendo. Arriviamo al generatore, quindi inseriamo la benzina nel generatore. L'abbiamo scampata, ci avrebbe fatto un po' di danni. Prendiamo la corda e non ho più posto dove mettere altro. Sto cercando di tornare indietro quasi all'inizio. Allora, avrei il legno ma non lo voglio usare, piuttosto preferisco prendere un altro gruppo che ha la tavola. I rispettivi personaggi sono tutti abbastanza allenati e quindi non ci sono difficoltà almeno per questi mostri. Vi ricordo che sto cercando di fare un percorso più veloce, quindi lasciando indietro anche molte cose. Allora bisogna entrare e uscire velocemente per non farsi prendere da quella sfera fluttuante che ci trasporterebbe in un altro luogo e ci farebbe perdere altro tempo. Sono di nuovo a corto di spazio nell'inventario e quindi cambio personaggi. Thank you.
cui ci divertiamo. Bisogna sfruttare una specie di glitch temporale per poter accedere a una stanza nella quale non possiamo accedere adesso. Bisognerebbe fare una serie di cose molto lunghe per poter arrivare a questa stanza e noi cercheremo di entrare lo stesso. Così non si può entrare, ti sbattono letteralmente fuori. Allora abbiamo bisogno di creare questo conflitto per poter entrare. Quindi attiviamo una modalità battaglia con l'altro gruppo. No, ho bisogno di un avversario più soft. Quindi lo troveremo all'inizio. Seduta penso che sia un'ottima opzione. Deboluccia e la devo lasciare lì, non devo combatterla. In quel lasso di tempo che sono in combattimento cerchiamo di creare questa falla nel sistema del gioco. È molto complicato. 3 hours later. Forse ci siamo. Richiamo di nuovo Kasuo. E abbiamo incasinato il gioco. Liberiamo le esche e andiamo avanti nel gioco. Armor adesso potrebbe essere un problema perché ha un livello più alto del mio, ma sconfiggendolo si ottengono molti punti. Completamente pieno. Ho già sbagliato strada. Non posso, mi ha buttato fuori. Utilizzo un tonico. O anche meglio, faccio uno scambio e mi tengo il tonico. Martello mi serve, quindi me lo riprendo. Approfitto degli armor per ottenere i punti esperienza che mi servono.
tiriamo fuori la corda. Spero di averla presa la corda. L'uomo sfigurato è pericoloso solamente quando si gira dall'altra parte. Dalla parte sfigurata, per intenderci. Molti oggetti li sto lasciando indietro, tanto comunque non avrei spazio per portarli con me. Qui bisogna stare attenti a come muoversi, perché restiamo incollati nel pavimento, perché non abbiamo degli stivali speciali che non prenderemo, che comunque servono appunto per passare attraverso queste stanze. Abbiamo appena intravisti gli stivali, ma li lascio lì. Recuperiamo la scaletta fatta di corde e non ho posto. Prendiamo velocemente il tonico e via.
indietro. Abbiamo recuperato la scaletta di corde perché dobbiamo scendere sottoterra o comunque a un piano inferiore. Di lui c'è qualche personaggio che non vorrei incontrare. Già, queste porte non si aprono con le chiavi, ma con il martello. Una bella mazzata. Anche qui abbiamo un intrigante rompicapo da risolvere. Proprio più posto. Sto pensando, perché purtroppo dovrò lasciare qualcosa indietro. Guardiamo nella fontana. No, allora dobbiamo bere. Prendiamo un secchio con l'acqua e non so bene cosa facciamo. Sono livello 9, gli altri più o meno mi stanno seguendo. 8 e 9. E va bene così. Per ora. Con queste armi. Non so bene come aggiustarle.
che i frutti del nostro duro lavoro hanno funzionato. Ha allenato i personaggi in una sorta di training eterno, quindi cerchiamo anche di aggiustare gli oggetti e dividerli i vari personaggi, bilanciarli, anche perché a un certo punto non ci staranno più, non ci sarà più posto. Quindi recuperiamo il martello se lo trovo. Ah, era qua nell'angolo. E torniamo indietro. Se ci fanno tornare indietro. Recupero gli altri due personaggi che ho lasciato indietro, altrimenti è un casino. Non è un grosso problema perché quasi tutti i personaggi hanno la stessa forza. Prendiamo il martello e martelliamo. No, qui bisogna andare dritti e basta. Probabilmente non avrò più spazio, ma comunque faremo un intercambio di armi. Forse gli altri due personaggi hanno spazio libero. Cerchiamo di non farci catturare da questi spiriti, altrimenti ci trasportano in altre stanze lontane e poi è un casino tornare indietro. Thank you.
sono pieni, quindi farò uno scambio di arma. Sto cercando di fare un percorso veloce e un percorso più breve, non so se riuscirò. Nell'impresa, comunque, ci proviamo. Non usiamo il legno, ma usiamo la tavola. Il legno si rompe, la tavola no. Chi è bravo per fare più velocemente utilizza anche il legno. Evitarlo mai. Recuperiamo la torcia. Quindi lascio il legno e mi riprendo la tavola. Questa volta è andata bene. Non trovo più la porta. Quindi mi faccio aiutare dall'altra squadra. Vediamo se la trovo così. Eccoli là, adesso li vedo. La torcia. Non prendiamo la torcia perché ce l'ha l'altro gruppo. I tonici sono l'unico modo per recuperare sia la salute che la magia. Siamo nel giardino a quanto pare. Qui mi farò male, ma è inevitabile. Risolviamo uno degli enigmi.
non ho ancora utilizzato nessun tonico e quindi sono a secco. Otteniamo la lancia. Per fortuna ho ancora un posto dove metterla. Quindi inseriamo la lancia in quest'altra armatura. Si apre un passaggio segreto nel muro. Non vado avanti, torno indietro perché voglio allenare i personaggi ancora un po'. Così e andiamo avanti. Prendiamo la benzina senza farci rapire da quello spirito. Ho sbagliato punto. Arriviamo al generatore, quindi inseriamo la benzina nel generatore. L'abbiamo scampata, ci avrebbe fatto un po' di danni. Corda e non ho più posto dove mettere altro. Mm-hmm.
Sto cercando di tornare indietro quasi all'inizio. Avrei il legno, ma non lo voglio usare. Piuttosto preferisco prendere un altro gruppo che ha la tavola. I rispettivi personaggi sono tutti abbastanza allenati e quindi non ci sono difficoltà, almeno per questi mostri. Vi ricordo che sto cercando di fare un percorso più veloce, quindi lasciando indietro anche molte cose. Allora, bisogna entrare e uscire velocemente per non farsi prendere da quella sfera fluttuante che ci trasporterebbe in un altro luogo, ci farebbe perdere altro tempo. Sono di nuovo a corto di spazio nell'inventario e quindi cambio personaggi. Qui ci divertiamo. Bisogna sfruttare una specie di glitch temporale per poter accedere a una stanza nella quale non possiamo accedere adesso. Bisognerebbe fare una serie di cose molto lunghe per poter arrivare a questa stanza e noi cercheremo di entrare lo stesso. Così non si può entrare, ti sbattono letteralmente fuori. Allora abbiamo bisogno di creare questo conflitto per poter entrare. Quindi attiviamo una modalità battaglia con l'altro gruppo. Devo parlare per forza con lui.
penso e spero che la chiave non serva più. Questo è il bello del gioco. Ecco, ci sono passato mille volte di qua, non è mai successo. Oggi succede. Ricordiamo che se il personaggio muore, non può essere riportato in vita. Non ho voglia di tentare la fortuna. Questi sarebbero ratti, immagino. Sì, sono così grassi perché si saranno mangiati le persone. Lascia stare, è un dramma. Sento che sto per fare una stupidata. Comunque... la fai lo stesso. Mi sono inceppato. Inseriamo la prima candela. In effetti la candela che mi serviva, dove l'ho lasciata? Questo gioco è così. Se ti dimentichi un oggetto, poi devi tornare indietro a riprenderlo. Solo che in questo caso non l'ho dimenticato, l'ho lasciato di proposito. Torna dai topi, così imparo. Queste piccole distrazioni che ti fanno perdere un sacco di tempo. Spero solo che questo video non duri 3 ore. Che forse ce la facciamo, mi manca solo una candela. Tre, il numero perfetto. Sì, ne manca ancora una che non ricordo nemmeno dov'è. Thank you.
proviamo con il gobbo di Notre Dame per farci passare. In cambio vuole i nostri gioielli. Ma detto così? In senso di diamanti, ovviamente. Questa bella cosetta che ci fa perdere ancora altro tempo. Andiamo a Mura. Fa lo spaccone. Non vi preoccupate. Fermi tutti, ci penso io. Si è sciolto. Allora, dopo l'ultima esperienza, ho imparato che è meglio mandarne solo uno. Vi rimando alla prima parte del video dove li uccisi tutti. In un certo senso. Più che uccisi, li hai bloccati tutti quanti su un quadrato, 2 metri per 2 metri. E pensavi di prendere la chiave, invece no, perché appare, mamma mia, e ci sbatte via. La prendiamo con i rimanenti. Rimasti. No, ho sbagliato, non è lei! Maledetti pipistrelli, in ogni gioco della NES si trovano. Prendiamo la diapositiva numero 1. Pensavo fosse una finestra. In ogni gioco facciamo dei commenti che sono di un'utilità estrema. Soprattutto estrema. Lo sapevo io. Thank you.
abbiamo la diapositiva. Questa volta mi farò catturare apposta. Mi ha interrotto. Prendo prima il tonico e lo uso subito, ma non tornerò più. E recuperiamo l'ultima diapositiva, se non erro. Ho notato che spesso si incontrano questi esseri umani a metà, una pozza di sangue. È l'ambientazione horror. Adesso, siccome sono rimasto da solo, attiviamo una modalità battaglia. Dovrebbe permettermi di poter camminare attraverso le stanze senza incontrare resistenza. Vediamo se è vero. Qui è successo un casino. Si sono rubati tutto. Questo è dovuto al fatto che ho, in un certo senso, hackerato una parte del gioco. Si può dire hackerato, ma penso che sia il termine giusto. Ho glitchato una parte del gioco. Sì, mi è mandato in tilt, diciamo. E quindi adesso abbiamo tutte le stanze buie. Perché sono zone alle quali non avevo accesso. Allora, prendiamo come riferimento la bambola. Nessun trucco, semplicemente memoria visiva, soprattutto visiva. Sto andando. Adesso non mi ricordo più dove dovevo andare. Siamo tornati nella sala proiezioni. Inseriamo le diapositive.
abbiamo fatto un buco nel muro. Sbagliato. Recuperiamo una banalissima chiave di ferro. Ubriaco. La cosa strana sarebbe vederti sobrio. Adesso abbiamo la nostra chiave per accedere ai cancelli. 'Scendiamo nel buco. Botola, buco, non lo so. Recuperiamo l'ultima candela e una fotografia. Naturalmente non manca la lava. È un casino. Cosa mi serve? Cosa non mi serve? L'amuleto, la foto, la candela sicuramente ti servono.
qui devo andare da solo. Solito trucchetto, attiviamo una battaglia. È andata abbastanza bene. Siamo arrivati in una specie di cripta dove ci sono tutte le bare. Il nostro diversivo. Assolutamente liberare un po' di spazio. Allora, questo è il momento di pareggiare i punti esperienza anche dei personaggi che abbiamo disperso, che abbiamo lasciato indietro. Vado dall'altra parte, meglio. Sono vicino anche all'altro gruppo. Oh, ok, mi sono divertito abbastanza. Farò la stessa identica cosa anche con l'altro personaggio. Per pareggiarli quasi. Non del tutto. Tutto questo processo diventa estremamente lungo. Credetemi, non è noioso. Di più.
e quindi abbiamo allenato anche i personaggi che erano rimasti molto indietro. Per sconfiggere Mamiya ci serviranno tutti, almeno per non complicarsi la vita. Dovrò poi tornare indietro a prendere la bara. Una bara. Di qua non possiamo più passare. Per passare dovremo hackearlo di nuovo e non c'ho proprio voglia. E in ogni caso possiamo fare un altro giro a questo punto. Ci metti meno tempo a fare tutto il giro che a mandare in tilt il gioco. Alcuni oggetti già li ho, altri li devo recuperare. Bisogna della balestra. Passiamo di qua. Allora, ho preso la corda ma forse non va bene. Vediamo. No, dovrò recuperare la balestra da qualche parte. Ferisco già l'ultima candela così libero spazio. Purtroppo spesso mi succede che quando inserisco le tre candele il gioco si blocca. Causa un glitch. Non so tutto cosa. Piccolo problema tecnico, ma non importa, ripartiamo da qui. Ho anche approfittato dell'errore per reimpostare i personaggi, in modo che avessero gli oggetti giusti al posto giusto, nel momento giusto. Con caso, prendiamo l'accendino e naturalmente accendiamo le candele. Faremo un giro lunghissimo per poter arrivare dall'altra parte. Non posso passare nel punto dove siamo passati prima perché è un'area la quale non si può accedere normalmente. Alcuni oggetti mi mancavano perché li ho lasciati indietro, non pensando che potessero servirmi di nuovo, ma le recuperiamo. Non parlare di mancanza di spazio nell'inventario. Quindi per forza di cose qualcosa devo lasciare indietro sempre. Non mi fanno passare. Thank you.
E dopo questo allenamento forzato non riesco a battere la mia per giocare al parco. Volevo prendere il tonico, non ci sono neanche arrivato. Entriamo dall'altra porta. Devo recuperare la balestra perché la corda non va bene. Tutto questo casino per andare a recuperare il diario. Essenziale. È uno degli oggetti che ci servirà per la battaglia finale, quindi è indispensabile averlo. Abbiamo ottenuto quello che ci serviva, torniamo indietro. Passiamo per la zona inaccessibile e vediamo. Sicuramente ci sbatteranno fuori. No, pensavo fosse immediato. Non avrei mai trovato la porta. Da solo. Qui recuperiamo la bara.
primo atto, andiamo verso la battaglia finale. Odio che mi blocchino con le scritte mentre sto scappando, lo odio davvero. Qui stiamo combattendo contro noi stessi, un riflesso di noi stessi sarà un'illusione, non lo so. Recuperiamo il gruppo che ho lasciato indietro. Adesso è il momento. Non capisco cosa vuoi fare. Ho già perso abbastanza tempo, potevo andare direttamente al gioco. Non mi fanno andare avanti. Faccio ancora un po' di allenamento prima di andare. In realtà dovrei essere a posto, dovrei farcela, anche con loro. Non voglio perderne neanche uno. Avendo allenato bene i personaggi, è molto più semplice. Ok, questa è una battaglia molto particolare. Neanche tanto fisica, più che altro psicologica. Riuniamo completamente il gruppo. Ci sta dicendo che in battaglia dobbiamo usare la foto, l'amuleto e la bara. Possono afferrarci perché c'è una battaglia attiva. In base a ciò che ci dice, dobbiamo alternare i tre oggetti che ci aiuterebbero a sconfiggerla. Il livello di vita ai personaggi più deboli. Ti riferisci al tonico? Esatto, non è stata una cosa saggia. Vediamo se me lo fa fare adesso. Adesso andiamo con qualche attacco fisico.
frase, quindi in questo caso bisognerebbe fargli vedere la bara o il diario. Io proverei tutto lo stesso. Il diario, credo. Il diario ha avuto il suo effetto. La battaglia fatta bene, fatta giusta, con la tecnica giusta e gli oggetti giusti, non dura come la faccio durare io. Penso ora solo di battaglia. Abbi pazienza alla dislessia. Tagli sto bambino. Adesso la bara. Non sono stato attento. Frase al suo oggetto. Taglia troppo lunga per colpa mia, naturalmente. Quindi fanno cadere a pezzi la villa, così collassa su se stessa. Deve sparire una maledizione. Sarebbe sacrificato per salvare noi. Dovrebbero scappare correndo, invece camminano. Tanta fretta non ce l'hanno. Titoli di coda. E quindi il gioco finisce qui. Comunque, guardiamo fino alla fine. Mi raccomando.
raccomando, guardate la prima parte di questo gioco di ruolo che ha dato vita alla serie Survival Resident Evil. Se ti piacciono i giochi di ruolo, questo è il gioco giusto. Mi ha stupito la durata del gioco. Ed è anche abbastanza complicato, devo dire. È un pioniero dei giochi di ruolo. Come sempre, grazie per averci accompagnato, grazie per la visione. Iscrivetevi e al prossimo Gamora. Ciao. Io voglio guardare la fine perché non l'ho mai vista. Bye bye. Thank you.